Oggi parleremo di budgeting. Alla fine di questo video saprai cosa significa fare budgeting, a cosa serve e come questo strumento può essere un valore aggiunto per la vostra pianificazione finanziaria. Sono Alessio Serio e su questo canale parlo di finanza e crescita personale, con lo scopo di raccontarvi i miei errori e come grazie ad essi la mia vita è migliorata. Ma che cos'è il budgeting? Il budgeting è il processo di pianificazione, elaborazione e monitoraggio delle entrate e delle uscite di una persona, quindi di un singolo, ma anche di un'azienda durante un determinato periodo di tempo. Si tratta di una pratica fondamentalmente utile alla gestione finanziaria perché consente di stabilire gli obiettivi finanziari, allocare le risorse necessarie in modo efficace e valutare le prestazioni rispetto alle aspettative che ci eravamo prefissate. Nel contesto aziendale, fare budgeting coinvolge la stesura di un budget aziendale che può includere diverse categorie di spesa come le spese operative, gli investimenti, la pubblicità e il personale. Tutto consente appunto alle aziende di pianificare le proprie attività finanziarie, prevedere i costi derivanti da queste, quindi le spese che ci sono in futuro, e adattare alle variazioni che possono avvenire in corso d'opera. Ma il budgeting è molto importante anche a livello personale, infatti coinvolge la pianificazione delle entrate e delle uscite individuali per garantire una gestione finanziaria ottimale, equilibrata e il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti, che possono essere quelli di risparmio o di spesa. In sintesi, il budgeting è un processo strategico che mira a garantire un uso efficace delle proprie risorse finanziarie attraverso tre fasi: la pianificazione, l'allocazione e il controllo delle entrate e delle spese. Quali sono gli obiettivi del budgeting? Il budgeting svolge un ruolo cruciale nel contesto familiare, contribuendo a una gestione finanziaria più efficace e a una stabilità economica a lungo termine. Ecco alcune ragioni per cui il budget è importante nell'ambito familiare. Intanto la pianificazione finanziaria. La famiglia può stabilire obiettivi finanziari a breve e a lungo termine, come può essere ad esempio risparmiare per l'istruzione dei figli oppure per l'acquisto di una casa o addirittura anche per cose un pochino più semplici, che so, la vacanza che voglio fare l'anno che viene o l'anno in corso. Fornisce una guida pratica per raggiungere questi obiettivi, consentendo una pianificazione finanziaria più accurata. Il controllo delle spese, infatti, aiuta a monitorare e controllare le spese familiari. Tenere traccia delle entrate e delle uscite ci serve ad identificare le aree in cui è possibile risparmiare per evitare appunto degli sprechi. È utile a evitare il debito e risparmiare. La pianificazione finanziaria attraverso il budgeting aiuta ad evitare il ricorso al debito e promuove invece il risparmio. Con un'allocazione oculata delle risorse è possibile evitare di spendere di più di quanto si guadagna e al contempo destinare una parte del reddito al risparmio. Poi aiuta a gestire le emergenze. Avendo un fondo di emergenza creato appunto grazie al budgeting, quindi alla gestione oculata delle proprie risorse, e quindi va incluso nel budget, la famiglia si trova preparata nell'affrontare delle emergenze dovute a spese inaspettate, quindi per esempio come spese mediche improvvise fondamentali oppure riparazioni domestiche urgenti, quindi vi si rompe la lavabiancheria, avete un budget destinato all'acquisto di questi elettrodomestici. Inoltre riduce lo stress finanziario. Che significa? Se gestite bene le vostre finanze sarete meno stressati, perché la gestione supportata appunto da un budget ben strutturato contribuisce a ridurre lo stress legato al fatto che le questioni finanziarie a volte sono un pochino più intrecciate e vi trovate in difficoltà nei momenti in cui avete bisogno di denaro per gestire imprevisti, come abbiamo detto prima, e non lo avete. Sapere esattamente dove va a finire il vostro denaro, sia in uscita che in entrata, può portare a una maggiore serenità. Comunicazione familiare. L'elaborazione del budget richiede una comunicazione aperta tra tutti i componenti della vostra famiglia. Tutti devono sapere quello che succede a livello economico. Quindi coinvolgere tutti in questo processo non solo aiuta a creare consapevolezza sulla finanza posseduta dalla famiglia, ma promuove una migliore comprensione delle priorità che si hanno, delle priorità finanziarie. Inoltre aiuta a creare meno conflitti all'interno della vostra famiglia. Molte dispute sono causate a volte dalle questioni finanziarie. Un budget chiaramente definito può ridurre il rischio di conflitti all'interno della vostra famiglia, perché stabilisce le regole precise su come gestire le finanze del nucleo familiare. Quindi il budgeting nel contesto familiare è un potente strumento e serve a garantire sia stabilità finanziaria ma anche serenità familiare e a promuovere una gestione prudente delle vostre risorse e a costruire una base solida per il futuro finanziario della vostra famiglia. Ma iniziare a fare budgeting spesso non è così semplice, anzi in realtà
è molto complicato e può essere anche scoraggiante all'inizio capire che la propria situazione non è delle più favorevoli, però è un passo fondamentale per una gestione sana delle proprie finanze. Di conseguenza, voglio darvi dei consigli per guidarvi passo passo a cominciare appunto a fare budgeting. La prima cosa è raccogliere le informazioni finanziarie, quindi bisogna elaborare un elenco di tutte le entrate familiari mensili. Io, per esempio, sul gruppo Telegram ho condiviso un paio di file per la gestione finanziaria che ho trovato online e che ho adattato alla mia situazione. Lì metto tutto ciò che sono le entrate familiari e ho monitorato per diverso tempo tutte quelle che sono le uscite, quindi ho fatto una gestione mensile per capire innanzitutto dove c'erano degli sprechi e così ottimizzare le uscite e creare del risparmio. Ovviamente va diviso per categorie e vanno classificate le spese. Ci sono delle spese fisse e delle spese variabili, come per esempio quelle fisse possono essere l'affitto o il mutuo, l'assicurazione dell'auto, il bollo dell'auto, le tasse o le bollette, e delle spese variabili, come per esempio la spesa che si fa oppure lo shopping. Quindi classificando queste spese, quindi in maniera più dettagliata possibile, quindi per esempio alloggio, trasporti, cibo, servizi pubblici, assicurazioni, è come se voi organizzaste un po' tutto e rendeste più chiara la pianificazione finanziaria, perché sapete precisamente ogni centesimo del vostro denaro dove va a finire. Dopodiché è importante stabilire obiettivi finanziari. Quindi, se avete identificato degli obiettivi finanziari a breve e lungo termine, è un passo avanti perché riuscirete anche a pianificare attraverso il budgeting il raggiungimento di essi. Potrebbero includere le spese per le vacanze, come dicevo prima, oppure per l'istruzione dei figli, oppure per l'acquisto di una casa o per il pensionamento, molto importante. Dopodiché, creare appunto un budget mensile, utilizzare lo strumento di budgeting sul gruppo Telegram oppure con delle app specifiche che a volte sono a pagamento. Ma in realtà adesso molte banche hanno inserito degli strumenti all'interno delle proprie app per fare budgeting, insomma, per gestire e monitorare le proprie spese. Io personalmente non utilizzo l'app della banca per fare questa procedura, ma un foglio di calcolo mi trovo meglio. Ma va bene anche un'agenda, un pezzo di carta, insomma. Ciò che importa è che sia fatta in maniera regolare, così più siete regolari all'inizio, più avete gli strumenti per prendere decisioni future. Una volta che siete riusciti magari a monitorare il primo anno, fare budgeting è più semplice. Oltre a questo, non è più necessario aggiornare i file mensilmente, ma potrete anche aumentare questo periodo di tempo, quindi magari trimestralmente, semestralmente, e vedere quanto ci vuole per raggiungere gli obiettivi che avete definito in partenza. Il coinvolgimento familiare è la base portante del fare budgeting, quindi è meglio farlo assieme, sia perché ci sarà un confronto diretto con gli altri, oltre al fatto che darete gli strumenti ai vostri figli e ai vostri familiari per il futuro, per avere una gestione ottimale del proprio budget. Bisogna essere anche flessibili, non bisogna essere rigidi al 100%, perché gli imprevisti esistono sempre, ma se avrete fatto un ottimo budgeting, se avete creato un fondo per le emergenze, anche gli imprevisti saranno più facili da affrontare. Se hai difficoltà e se hai delle domande da fare, scrivi un commento, iscriviti al canale e guarda anche gli altri miei contenuti dove parlo non solo di budgeting, ma anche di risparmio e gestione delle proprie finanze, oltre al fatto che faccio dei tutorial utili per portare a termine delle procedure burocratiche. Siamo arrivati alla fine di questo video, abbiamo visto che cos'è il budgeting, quali sono gli obiettivi di questo strumento e soprattutto come iniziare a farlo e quali sono le regole principali da rispettare per riuscire nell'intento. Ricorda che è importante essere coerenti ed è la chiave del successo del budgeting familiare. Con il tempo diventerà più facile e naturale gestire il tuo denaro in modo efficace. A presto!